Una tripla della disperazione che brucia come il sale su una ferita, un bolide da 9 metri che consegna la Fortitudo il 2-2 nella serie e la possibilità di giocarsi il tutto per tutto alla bella giovedì sera al Pala Trieste. Per l'Alma un Karakiri in piena regola, una gara sciupata nonostante un sontuoso vantaggio dilapidato negli ultimi 180 secondi. Sul finale di partita però non possiamo far finta di nulla, rettangolo di gioco popolato da tifosi in piedi a un passo della riga di fondo per gli ultimi minuti. Domanda alla Lega, tutto regolare? Gli interrogativi invece non servono per le spinte ai giocatori una volta finito il match, vedi quella su Pecile, possibile che si debba vedere questo su un campo da gioco? Tornando alla Spicchia, tutto era iniziato per il meglio con la tripla di Cavaliero, il canestro di Parks e l'esperienza di Pecile in grado di mettere in difficoltà Legion. 10-2 in un amene, Paladozza ammutolito, Picasso prosegue sulla via tracciata, ma i bolognesi mettono in campo il talento di Candy, Mancinelli e Cinciarini. Il secondo quarto riparte a contatto e i colpi d'autore arrivano in serie con Legion dalla lunga distanza e il tap-in di Coronica. Nuovo allungo triestino con una tripla di Daross e il sempre positivo Prandin che porta l'Alma sul più 11. Sono ancora Legion e Cinciarini ad evitare l'imbarcata e si va a riposo lungo sul 31-38. Poi la volata stelle strisce. Parks e Green innestano le marce alte e mettono la freccia del sorpasso. Una spettacolare infilata di canestri che porta a Trieste al massimo vantaggio, più 16. Bologna si rianima con Legion che prova a fare pentole e coperchi piazzando un parziale di 7-0. Cavaliere e Baldasso prendono la situazione in mano e al trentesimo il tabellone recita 52-59. Il Paladozza diventa una bolgia, ma Trieste sembra lucida con le triple di Cavaliero e Daross a 3 minuti dal termine. Sembra quasi fatta, più 11 e apparente controllo, ma la storia va diversamente. Montana e Mancinelli fanno i fenomeni in mezzo a una difesa che non sembra in grado di rispondere e la rimonta quasi impossibile si materializza. Con l'Alma ancora in vantaggio di una lunghezza, a 12 secondi dal termine, Candy lancia in aria una preghiera e gli dei del basket evidentemente hanno le orecchie come bumbo. Trieste ha ancora il tempo di rispondere, ma Cavaliero non ha le stesse entrature. La Bologna bianco-blu esplode di gioia, invasione di campo e tutto quello che ne consegue. Per Trieste tempo di digerire l'onta e ripartire, perché la bella di giovedì sera sarà la partita dell'anno. Stesso copione di sempre, win or go home guys, vincere o andare a casa.